Sono quasi le 6 del mattino e la volontaria di ricerca e soccorso PEM si sta svegliando per prepararsi alla giornata. Il cielo è estremamente nuvoloso, il vento soffia forte e la radio avverte di un temporale in arrivo, ma PEM lo ignora. Dopo aver fatto colazione, PEM mette insieme tutta la sua attrezzatura d'arrampicata, assicurandosi che non le manchi nemmeno un oggetto in caso di emergenza, poi esce di casa guardando una foto delle sue defunte figlie. La sua prossima tappa è la tavola calda locale. Al proprietario Dave non piace l'idea che Pam faccia un'escursione sul Monte Washington da sola, soprattutto perché lassù non c'è campo per i telefoni, ma dopo 30 anni passati a percorrere questi sentieri ogni giorno, lui è già in pensione e non può farle da accompagnatore. Le ricorda anche le previsioni del tempo, ma questo non basta a farle cambiare idea. Oggi è un giorno molto speciale e non può cancellare questa gita, inoltre le montagne sono la migliore terapia, ascoltano o non rispondono mai. Dopo, Pam si reca alla base della montagna e quando arriva sono quasi le 7 del mattino. Mentre parcheggia, incontra due campeggiatori che stanno partendo dopo aver trascorso due notti alla ghiaccio della zona. Non hanno visto nessun altro lassù, il che è strano perché c'è un'altra macchina parcheggiata lì vicino. Una volta indossata tutta l'attrezzatura e lasciata una mappa del percorso sui tergicristalli in caso di emergenza, Pam inizia a risalire il sentiero. Prima deve attraversare una foresta e un fiume e tiene la mente attiva citando Desert Solitaire di Edward Abbey. Quando finalmente raggiunge il sentiero che sale, si toglie il maglione per stare più comoda e non si preoccupa affatto del freddo. Tutte le pietre sul terreno rendono l'escursione più difficile di quanto sembri e Pam finisce per inciampare quando uno dei suoi bastoni da trekking si rompe. Per fortuna non si fa male, quindi fa una pausa per bere qualcosa, aggiusta il bastone con del nastro adesivo e nota le nuvole scure che si stanno impossessando dal cielo prima di continuare. Dopo aver attraversato un altro fiume, Pam raggiunge le zone innevate della montagna circa le 10 del mattino e si rimette la giacca prima di congelare. La tempesta si avvicina, il vento le soffia già la neve in faccia, ma Pam mantiene il suo entusiasmo facendo delle pause occasionali. La cioccolata calda l'aiuta a riscaldarsi e le catene speciali intorno alle scarpe le facilitano la salita. Alle 10:30 il freddo è così intenso che Pam ha indossato tutta l'attrezzatura e ogni volta che fa una pausa deve sedersi dietro le rocce per non essere spazzata via. Quando inizia a scalare l'ultimo tratto, si imbatte in un mucchio di rocce costruito apposta e nota un'ombra in cima alla montagna. Per attirare la sua attenzione, Pam suona il fischietto ma non ottiene la risposta. Ormai sono quasi le 11, il che significa che non sta facendo un buon tempo e un altro indizio sta per rallentarla ulteriormente. Ci sono impronte di scarpe da ginnastica sulla neve. Soffiando il fischietto e urlando qualche parola per farsi sentire, Pam segue le impronte per trovare la persona che le ha lasciate. È talmente distratta che non si accorge di un buco nel terreno e ci cade dentro. Pam cerca di uscirne un paio di volte, ma continua a scivolarci dentro e si fa male alle mani. Il fischietto non serve a nulla e comincia a pensare di arrendersi, ma quando chiude gli occhi la sua mente viene inondata dai ricordi delle sue figlie. Vedendo questo come un segno, Pam decide di riprovare e questa volta riesce a uscire. Per festeggiare lo sforzo si beve dell'acqua, ma purtroppo la bottiglia è vuota. Dopo aver coperto il buco con un mucchio di rami, risale l'ultimo tratto del sentiero e arriva in cima alla montagna a luna. Lì trova un uomo seduto sulla neve che sta morendo di freddo perché non indossa l'attrezzatura adeguata. Pam cerca di parlargli, spiegandogli che lavora con la squadra di soccorso, ma l'uomo non reagisce, quindi decide di chiamarlo John. Riscaldarlo è la cosa più importante, così Pam gli toglie i vestiti per strofinargli gli arti e lo veste con alcuni dei suoi indumenti extra. Lo copre anche con un sacco per cadaveri finché non riprende conoscenza, promettendogli di portarlo via da qui. All'1:38 i due iniziano a scendere dalla montagna. John riesce a malapena a camminare e Pam deve prenderlo in braccio ogni volta che inciampa. Una volta riacquistata la lucidità mentale, John comincia a dire che non può tornare indietro e cerca di tornare in cima alla montagna, così Pam deve fare uno sforzo supplementare per tirarlo con sé. Quasi alle 3 del pomeriggio stanno per raggiungere il bordo di un precipizio, così John usa le poche energie che ha per correre e fare quello che ha in mente. Fortunatamente la neve attutisce la caduta, ma si fa male la gamba quando urta una roccia. Pam si rifiuta comunque di lasciarlo indietro e lo aiuta a uscire dalla neve, facendo urlare John non appena gli tocca la gamba. Mezz'ora dopo, il duo è riuscito a trovare delle rocce abbastanza grandi sotto cui sedersi e fare una pausa. Pam deve impedire a John di mangiare la neve perché lo disidraterebbe ulteriormente e cerca di distrarlo chiedendogli se c'è qualcuno che lo aspetta. John confessa di avere un gatto di nome Cat e Pam chiacchiera un po' sulle preferenze degli animali prima di insistere per ripartire. Le 3:30 sono tardi per gli standard di questo sentiero e devono scendere sotto la linea degli alberi prima che faccia buio. Non devono trovarsi quassù quando cala la notte e la temperatura scende di 20 gradi. Alle 5:30 iniziano finalmente a vedere qualche albero.
Questa zona è abbastanza ripida e John è piuttosto stanco, tanto che inciampa a rotola giù per la collina, urtando Pam e trascinandola con sé. Con l'umore che peggiora, John dice ancora una volta che non può continuare e chiede a Pam di lasciarlo in pace, ma lei si rifiuta. Ora che sono tra gli alberi, il vento non li colpisce in faccia, così Pam ne approfitta per guardare John da vicino. Spiegando di essere un'infermiera, gli offre delle pillole, della cioccolata calda e del cioccolato prima di controllare la sua caviglia ferita. È molto gonfia, quindi Pam la bende e la copre con l'ultimo paio di calzini. Vedendo chiaramente la giacca di Pam, John capisce finalmente che fa parte della squadra di soccorso, ma è deluso nel sentire che la mancanza di segnale qui significa che non arriveranno né un elicottero né rinforzi. Pensando che non ce la faranno, John inizia a piangere, ma Pam gli promette ancora una volta che lo riporterà a casa. Camminare attraverso la foresta non si rivela facile come dovrebbe a causa della caviglia di John e Pam deve impedirgli di addormentarsi. Quando raggiungono il fiume, John riesce a malapena a camminare, quindi deve attraversare l'acqua strisciando su un albero caduto. Purtroppo, sia John che l'albero sono bagnati, scivolosi, e John cade nel fiume e viene trascinato via dalla corrente. Pam segue il sentiero che costeggia il fiume e arriva alla foce alle 6:10, quando è già piuttosto buio. Pensando di aver fallito, Pam inizia a piangere, ma poi un rumore lo avverte di qualcosa nell'acqua. E John, appena svenuto, è aggrappato a una roccia. Pam non esita a entrare nello stagno per trascinare fuori John e abbracciarlo forte, mentre entrambi ammettono che la situazione è stata piuttosto spaventosa. Alle 7:13 il duo riesce a vedere la strada in lontananza e Pam incoraggia John a cantare per dimenticare il dolore mentre lo aiuta a camminare. In realtà le piace la canzone che lui sceglie perché le ricorda le sue figlie. Alle 10:44, dopo che John ha indossato la borsa per stare al caldo, la coppia sta attraversando il bosco quando Pam vede un'auto che percorre la strada. La rincorre per cercare di fermarla e chiedere aiuto, ma purtroppo non è abbastanza veloce. John si spaventa, pensando di essere stato abbandonato, e quando Pam lo ritrova, deve convincerlo ancora una volta che devono continuare a muoversi. Sono quasi le 11:30 quando finalmente raggiungono le auto. Pam lascia John appoggiato al bagagliaio, mentre lei avvia il motore e accende il riscaldamento, ma invece di aspettare, John corre verso la sua auto e se ne va. Non potendo fare nulla per fermarlo, Pam torna a casa e si prende rapidamente cura del suo corpo. Dopo una sosta alla toilette, si toglie i vestiti bagnati e saccheggia il frigorifero, finendo per addormentarsi proprio sul pavimento della cucina. Quando si sveglia più tardi, fa un bagno caldo e si concede finalmente di piangere a dirotto. Quella notte, Pam sogna il giorno in cui ha perso le sue figlie. È stata svegliata da uno strano odore e non appena si è resa conto che si trattava di una fuga di gas, ha aperto la finestra per respirare a fondo. Poi si è precipitata a controllare le sue bambine, ma purtroppo era troppo tardi, erano entrambe morte. Da allora Pam lascia sempre almeno una finestra aperta, anche in inverno. 5 giorni dopo, Pam riceve un messaggio da Dave che le dice di controllare le notizie. Si scopre che ora è famosa, John ha raccontato alla polizia la sua storia e i giornalisti non ci hanno messo molto a scoprire chi fosse la donna che ha salvato l'uomo depresso, anche se John stesso ha chiesto di rimanere anonimo. Pam sente il suo nome alla radio e vede le sue foto in vari articoli, ma non ha interesse a contattare nessuno per ottenere fama. Continua la sua routine di escursioni sul sentiero di montagna, mentre aspetta una chiamata dalla polizia locale con una risposta alla sua richiesta, ma purtroppo il loro messaggio non è utile. Quando John ha compilato il suo rapporto, non ha scritto il suo vero nome o un numero di telefono. Un pomeriggio, un giornalista di nome Patrick si presenta a casa di Pam. Lei cerca di dirgli che non è la donna del telegiornale, ma Patrick ha visto la sua foto e non le crede. Non avendo altra scelta, Pam lo invita a entrare e risponde alle sue domande. Non ha sentito una sola parola di John e non crede che abbia importanza il fatto che sia stato in cima alla montagna a novembre con pochi strati di vestiti. Patrick vuole trovare John, pensando che possa avere qualcosa da dire a Pam, ma lei pensa che se John avesse voluto dirle qualcosa, lo avrebbe già fatto. Qualche giorno dopo, Pam va alla tavola calda di Dave e trova John ad aspettarla. Le restituisce i suoi vestiti, le chiede di continuare a chiamarlo John e commenta che la sua caviglia sta guarendo bene. In seguito, le spiega finalmente cosa ci faceva in cima a quella montagna. Un anno fa, John ha perso la sua ragazza e ha iniziato ad avere problemi a immaginare il suo volto, anche se riesce a descriverlo. Ha anche iniziato a chiedersi cosa significhi morire e dove vadano i morti. Quando Pam lo ha trovato, John è tornato sulla montagna per cercare la sua ragazza e si è reso conto che non aveva bisogno di cercarla. Doveva solo aspettare e lei sarebbe venuta a cercarlo. Invece di sentire lei, John ha sentito Pam e gliene è molto grato. In cambio, Pam gli racconta la storia di come ha perso le sue figlie e confessa che all'epoca voleva farla finita proprio come lui. John si chiede se diventerà mai più facile e Pam gli dice che anche nella tempesta c'è tanta bellezza. Più tardi, Pam ripercorre alcuni ricordi delle sue ragazze e torna a camminare sulla montagna per vedere la bellezza del tramonto. La vera Pam ha cresciuto 4 figli. A 67 anni ha lasciato il New Hampshire per diventare una pattugliatrice volontaria in vari parchi nazionali degli Stati Uniti occidentali.
John ricorda costantemente a Pam che basta una sola persona per cambiare la vita di qualcuno e lei ha cambiato la sua. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.